Milano e altre 15 città del mondo, dove l'idea è fare un bando in cui viene premiato prima il progetto e poi la parte economica. Significa recuperare delle aree dismesse a Milano importanti come le scuderie de Montel, però anche avviare per la prima volta dopo soli 4 mesi dall'accordo di programma una procedura di vendita su uno degli scali che è quello di Greco, che è dedicato oltre al parco in particolare ad housing sociale e a iniziative rivolte agli studenti, essendoci di affianco la Bicocca. Quindi un completamento della riqualificazione di tutto lo scalo Farini, passeranno al Consiglio? Beh no, scalo Farini non c'entra nulla. Sulla... No, certo, però voglio dire, è comunque un tassello che si va ad aggiungere alla riqualificazione della città. Beh sì, è il grado successivo, abbiamo fatto l'accordo a luglio e adesso parte la fase attuativa intanto su Greco, poi nei prossimi mesi anche sugli altri scali. Però è bello come progetto che sono 5 luoghi diversi, hanno caratteristiche diverse, appunto dalle scuderie a uno scalo, a un mercato comunale di periferia come quello di Golla, che può essere davvero un progetto innovativo, a due aree come quella di Via Serio, che si completa con l'area di Pamonti che si sta riqualificando complessivamente, a questo angolo di Via Andrea Doria che è anche un modo per riqualificare tutta la strada. Dottor Mazzoleni, in che senso vi definite come degli ambasciatori locali in questo progetto? Il Comune ci ha chiesto di svolgere questo ruolo, noi accettiamo con grandissimo piacere, il nostro intento è di cercare di rendere la partecipazione a questo evento la più ampia, di dare la possibilità a tutti i professionisti di prendere parte, ci proporremo anche proprio come luogo di incontro tra le professionalità, le idee e gli investitori, in modo che più ampia la partecipazione, più i risultati saranno convincenti e più sono le occasioni per chi ha talento e capacità e idee. Come si può ripensare appunto queste aree o una Milano? Sono temi difficilissimi, sono temi veramente difficili, anche molto diversi, però l'esperienza di Parigi, da cui in qualche modo tutto questo nasce, dimostra che funziona. Quindi come in caso in maniera molto pragmatica abbiamo visto che funziona, quindi non vedo perché non ripeterlo, e abbiamo visto come, proprio perché sono temi difficili, mietere una grande quantità di idee, di energie è l'unico modo per affrontarli. Ha conosciuto in questi anni un grande sviluppo urbanistico, fin dove si può espandere, soprattutto da che parte bisognerebbe iniziare? Credo che il tema sia proprio quello di non espandersi e quello di ripensare la città. La densità è uno dei grandi temi che abbiamo di fronte, ma con sé porta la mobilità e la mobilità sostenibile, per cui il tema è come immaginare una crescita che non sia però consumo di suolo, non sia una crescita fisica, ma sia un ripensare la città proprio dai suoi stessi elementi. Avete scelto un'altra area rispetto a queste? Le aree sono molto belle, poi ognuno ha i suoi tesori, mente le sue passioni, però mi sembrano tutte molto belle, alcune di queste erano state oggetto anche di altri lavori, quello per esempio di riformare Milano che noi avevamo fatto insieme al Politecnico, sono aree molto belle, molto ben scelte secondo me, non, ce ne sono anche altre ma queste sono tutte di grande interesse. In questo bando noi lo ripensiamo attraverso questo concorso internazionale che compriamo di fatto quello che è la filosofia, il pensiero di questo concorso che è legato a uno sviluppo sostenibile. Siamo un'azienda per eccellenza legata a quello che è i principi di sostenibilità. Lo scalo di Greco si inserisce perfettamente in questo ambito, insieme al Comune l'abbiamo considerata per partecipare a questo concorso, insieme ad altre 4 aree non nostre, e riteniamo che possa essere davvero un'opportunità per rigenerare una superficie, un territorio che nell'accordo di programma abbiamo stabilito quelli che sono i principi chiave, che dovrà essere prevalentemente destinato ad un uso di social housing legato allo sviluppo degli studenti, quindi residenze per studenti, quindi particolarmente accessibili. Ma è un sito particolarmente felice dal punto di vista infrastrutturale, perché è vicino a una stazione ad alta frequenza.